Ciao ragazzi, buonasera. Sono qui a presentarvi gli arrivi dell'ultima settimana di marzo e vabbè, inizio aprile ormai, quindi niente, siamo un po' a cavallo tra i 2 mesi, ma chi se ne frega. E niente, è arrivato un bel po' di roba, complici le varie promozioni Media World, quindi passerei subito a mostrarvi cosa mi è effettivamente arrivato. Ovviamente lo suddividerò sempre per, diciamo, store, quindi partirei dall'unico arrivo di La Feltrinelli. Avevo un buono omaggio, quindi l'ho utilizzato. E La La Land della 4Cult della Eagle. Non so se si vede un po' l'effetto, sì, mi sembra di sì. Molto bella questa slipcase soft touch. Film a chi piace e chi lo odia, c'è chi lo c'è a chi piace e c'è chi lo odia. A me piace tanto. All'interno troviamo i due dischi, quindi Blu-ray e 4K. Spero si vedano bene. Eccoli qua. E la card disegnata da Marika Polcari. Spero questa volta di averlo detto bene. Eccola qui. Spero di non farvi vedere il riflesso. Card numero 160 di 1000. Card molto bella, che raffigura i due attori principali che sono Ryan Gosling ed Emma Stone. Ragazzi, io per i video ci metto poca preparazione, li faccio a braccio, poi come potete notare non faccio quasi tagli, quindi se dico qualche cavolata o qualche cazzata, per meglio capirci, sorvolate, non siate pignoli, eh? Mi raccomando, siate benevoli nei miei confronti. Niente, ora passerei agli arrivi Media World, sì. Allora, questo ho preso online, Freaks Out. Niente, sto proprio sfasato oggi. Anche qui una slipcase soft, mi sono persa quella esclusiva Amazon, però anche questa molto bella, eh? Film di Gabriele Mainetti, che io ho apprezzato molto in Lo chiamavano Gigrobù. Io sono un sostenitore comunque della nuova generazione italiana, eh? Cioè, quindi dentro abbiamo il 4K e il Blu-ray normale. Ci sono anche quattro belle cartoline, card anzi da collezione, con i protagonisti. Film che non ho ancora visto e voglio vedere. Questo si chiama Cencio. Dietro c'è una frase detta da lui nel film, spero si veda. Poi abbiamo Mario. Anche qui c'è una frase dietro. Poi abbiamo Fulvio. E Matilde. Anzi, mi sincero, sì, il microfono è acceso. E niente. Questa era la versione sempre della Eagle, quindi la slipcase è sempre soft touch, molto carina. 4K. Passiamo ad un altro arrivo, film che volevo vedere con Nicolas Cage e Pig. Film che non ho visto, ovviamente una semplice amarai, la andiamo ad aprire. Vi ricordo che io apro quasi tutto, eh. A me dà la testa, veramente alla testa. Che poi ognuno è padrone di pensarla come vuole. Però penso che sia quasi diciamo logico quando sento, mi dà la testa sentire parlare di investimento nell'home video. Vi spiego perché mi dà la testa sentire parlare di investimento. Se io voglio investire pure 200 euro, quindi non stiamo parlando di milioni, se li voglio investire li investo in oro, li investo in azioni, un buono fruttifero. Pensare di avere qualcosa di valore con l'home video
beati voi. Cioè, io li compro per godermeli, cioè per aprirli, per toccare, per vederli, per osservarli intorno. Poi ognuno padronissimo, però penso sia abbastanza logico. C'è proprio il senso di investimento. Poi, detto ciò, ripeto, ognuno ha le sue cose. Appunti di cinema. Cacchio, esce da ste edizioni il grande cinema a casa tua. Escono delle cose assurde da alcune edizioni. Gli appunti di cinema. Oh. Comunque, niente. Semplice Amarai, bianca, tra l'altro, brutta come la morte, con il film dentro. E niente, quindi questo magari lo voglio vedere il più presto. Gli hanno portato via tutto, ora vuole riprenderselo. Beato lui, che c'ha sta forza. Niente, poi passiamo. Nonno, questa volta è guerra. Preso per completezza perché colleziono Robert De Niro. Quindi non ho tutto, ma c'ho abbastanza. E niente, questo dovrebbe essere il sequel dell'altro film, sempre riguardando i nonni, bla bla bla. Che poi tra l'altro io trovo simpatici, Cioè, a me Bob nei ruoli, diciamo, di commedia non dispiace assolutamente. Anche qui Amarai è brutta come la morte bianca. Cioè, non come la morte bianca, ma è come la morte, punto, bianca. E niente. Penso possiamo passare oltre. Altro titolo sempre da Media World Online, The Conjuring, mi mancava. Non ho mai visto... Ho visto la... forse la Lollorona, come cazzo si chiama lui, ma non ho visto nessuno di questa serie Conjuring. Questa è una slipcase di quelle Warner Bros. Horror Maniac, pagato proprio due soldi da, con l'offerta 50% di Media World. E poi gli artwork non sono per nulla male, queste slipcase. Dentro c'è l'artwork suo originale, la famosa Amarai a risparmio per la Warner, e niente, quindi questo era il primo titolo. Poi ho preso anche The Conjuring 2, il caso Einfeld, come cazzo si chiama. Ragazzi, ho detto troppe volte cazzo in questo video, Non fatelo vedere ai bambini e ai preti e alle suore, mi raccomando. Eccolo qui. Artwork molto carino anche questo. Dentro anche qui l'artwork suo originale. Niente di trascendentale. E questi erano i 5 pezzi, perché vi ricordo che bisognava prendere 5 pezzi per avere il 50%. Mentre in quello dello store fisico, ringrazio ancora il mio amico Stefano Sabato, che mi... Io sono stato, come vi avevo detto in qualche video precedente, con il Covid, quindi non potevo muovermi. Lui è andato e tra l'altro mi ha fatto entrare nella promozione anche non prendendo 5 titoli, perché li ha aggiunti ai suoi. Passiamo al primo titolo, Steelbook 4K West Side Story di Steven Spielberg, film nuovo, quindi uscito, non mi ricordo, 2021-2022, film che non ho visto. Andiamo a vedere se riusciamo a spacchettare questa Steel. Qui abbiamo 4K e Blu-ray, Questa anche a metà prezzo, quindi per una volta non prendere al day one mi ha premiato. Abbiamo questo quarto di slip. Io odio quando mettono però questa fascettina sopra, perché è antipatica, a parte questa colla brutta, ma preferisco il quarto di slip normale, cioè quindi quella cioè senza sto pezzo in più, insomma, per intenderci. Andiamo a vederla. Beh, questa è la quarta di slip. Qui c'è il, in italiano, Dolby Digital Plus 7.1. È un musical, un rifacimento del vecchio film del 50, vecchio film del 57. La Steelbook è molto bella, devo dire. Porco Giuda, pensavo fosse così bella. E niente, all'interno abbiamo 4K e Blu-ray senza serigrafia, bello, proprio bello, devo dire la verità, senza serigrafia è bellissimo, cioè farle
gli costava troppo. All'interno si presenta così, molto bella. Il film sono curioso di vederlo, a me i musical non dispiacciono, anzi, da amante anche della musica, quindi non mi dispiacciono affatto. Qui farò un bel, come dice il mio amico Salvi ora, un bel book fotografico. Altra still presa a metà prezzo, Matrix Resurrection, perdonatemi. Il primo capitolo che compro in 4K, perché ce l'ho ancora in Blu-ray, devo fare un upgrade. Dico la verità, volevo non prenderle se still, però a metà prezzo, anche perché non è quella che mi piace di più questa. È bella, eh? A me piaceva quella bianca con le pillole, anche perché sono molto affezionato allo sketchettino delle pillole, insomma, lo trovo molto attuale, ma questo è un pensiero mio e non voglio sfociare in altro. Andiamo, scusatemi, ma questa colla devi stare sempre attento a non tirarti dietro mezzo artwork, a non stracciare il flyer, che io poi conservo a parte, tra l'altro. Scusatemi il riflesso. Steelbook, devo dire la verità, anche questa molto più bella da vicino che vista online. Io sinceramente tendo sempre a non dare giudizi quando una cosa non ce l'ho tra le mani, eh. Sì, la prima impressione è importante, però c'è, cioè, a volte, come successe con Il Padrino, si parlava di qualcosa di brutto prima, o di caro prima di averlo tra le mani. Non sono concorde. Quindi anche questa è andata. Altra steelbook sempre presa a metà prezzo. Questa costicchiava 35 euro. The House of Gucci di Ridley Scott. L'avete già vista in vari unboxing. L'ha unboxata anche il mio amico Dottor Loomis. Io farò un unboxing veloce. Grande cast, qui Lady Gaga, Jared Leto, Adam Driver, Jeremy Irons, Salma Hayek e Al Pacino. Ehi, non mi cagate il cazzo con le pronunce, eh? Eccolo qui. Molto bella, devo dire, bella bella steelbook. Questa la volevo prendere già al day one, quindi poi l'avevo rimandato perché avevo avuto altre spese. Sinceramente mi è andata bene perché l'ho presa a metà prezzo. All'interno troviamo 4K e Blu-ray. Tra l'altro, se non mi sbaglio, il 4K è inedito solo in Italia, sì. Forse sì. Non mi ricordo. O la Steel 4K è solo italiana. E poi abbiamo questo, come dice il mio amico Loomis, inutile block note, perché tutto, magari per i fan del marchio, può essere qualcosa di utile. E poi qui non mi dispiace, devo dire, all'interno è molto molto carino. Sto scritta Gucci così. Qui doveva uscire un progetto Cinemuseum, non è andato in porto in quanto problemi di diritti con il marchio Gucci. Gli artwork tra l'altro erano molto belli, quindi mi è dispiaciuto un po'. Poi passiamo agli arrivi da Amazon. Snatch di Madonna mia, la vecchiaia di Guy Ritchie. Qui abbiamo 4K e Blu-ray, film che io adoro. Qui abbiamo una card di Luca Sorge, sinceramente preferisco quelle di Marica, non me ne voglio il buon Luca, ma mi piacciono di più. Niente, qui c'è un downgrade come a volte fa la Sony purtroppo sull'audio. Nel Blu-ray c'è il DTS Master Audio, in italiano ovviamente mi riferisco all'italiano, mentre sul 4K c'è il Dolby Digital. Film però stupendo, ho visto la recensione di Into the 4K che mi ha convinto praticamente all'acquisto, perché il video è favoloso. Il film ve lo consiglio, poi questo l'ho trovato in offerta tipo 11 euro, quindi l'ho preso. Altro arrivo di ieri, questo l'ho fotografato già, ho fatto anche un video unboxing che è uscito sul canale ieri dedicato, quindi Diabolic Limited Edition. Non ve lo faccio vedere, così vi andate a vedere il video dedicato, così imparate. È il video fatto prima di questo, quindi andatevelo a vedere, non è niente, cioè dura 5 minuti, quindi non vi rubo ulteriore tempo.
E poi passerei a un arrivo proprio dell'ultimo momento. Mi è arrivato nemmeno mezz'ora fa. The Last Waltz di Martin Scorsese in edizione media book tedesca, bellissima con questa scritta embossed nella media book. Non è proprio un film, ma è più un documentario concerto dove ci sono Eric Clapton, Bobby Dylan, Muddy Waters. Io poi adoro comunque il jazz, il blues, quindi avevo voglia di vederlo e di prendere anche un'edizione particolare. Tra l'altro, se non erro, è uscito in 4K per la Criterion, ma questa edizione mi piaceva particolarmente anche perché, sinceramente, un concerto in 4K, linea di massima, non è che mi interessi più di tanto. Magari più in là, se dovesse capitare qualcosa, lo prendiamo. Però questa edizione mi piaceva particolarmente, anche perché su Amazon.it questa l'ho presa a 22 euro, e mentre il 4K Criterion mi sarebbe costato sui 60, un'edizione amare normale sui 60, sulla sessantina. Questo è molto bello, ragazzi, devo dire la verità, è un'edizione molto molto bella. Allora, ce lo fa maledetto. No, non vorrei che si veda. Vabbè, qui farà anche delle foto, quindi tranquilli. Cioè, proprio bella, sembra, non so, sembra di pelle. Bella, 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 bella. Andiamo a togliere. Dietro è ancora più bella, vi dico. Andiamo a togliere il flyer. Ora vedrete dietro. C'è la chitarra in bassorilievo, no, fatta proprio bene, dorata, no, è proprio bello. Bassorilievo anche sulla costina. Qui abbiamo il primo Blu-ray. Lo sto girando per non farvi andare il sangue alla testa. Andiamo a toglierlo qui. Ragazzi, è fatta proprio proprio bene, vale proprio la pena. Dopo vi lascio il link, perché sta in offerta, è stata tipo 30 euro fino a 35, l'ho presa a 23, 24, mi ricordo. Vabbè, ovviamente il solito media book tedesco, come con le scritte ovviamente in tedesco. Qui abbiamo il DVD, che Blu-ray più DVD. Oh, ragazzi, edizione bella proprio, eh? Quindi ve la consiglio vivamente. Molto, molto bella. Niente, per questa settimana ho finito. Settimana prossima mi arrivano due pezzi belli proprio dall'amico Mauro Nassi, che ho comprato quindi da privato. Non so se aspetto altro. Ah, aspetto due acquisti da Amazon Francia, belli. Per il momento basta, sì, mi sa di sì, mi sa che non arriverà altro, anche perché vorrei, lo dico sempre, ma ora dovrei dare veramente un po' una frenatina. Cioè, purtroppo a volte ci si vorrebbe fermare, poi esce l'offerta, esce questo, esce qualcosa che ti piace a buon prezzo e diventa difficile, però bisogna anche, qui si vive di stipendio, insomma, se no, cioè, si portano avanti la casa. Quindi bisogna anche saper rinunciare a volte, quindi proveremo a darci una piccola calmata. Però ovviamente rimanete sempre sintonizzati sul canale, iscrivetevi, invitate qualche amico, mi raccomando il mi piace e attivate anche la campanella, tanto io non rompo spesso le balle, mediamente 1-2 video massimo a settimana, quindi niente di eclatante. Niente, se ovviamente il video vi è piaciuto vi ringrazio, se non vi è piaciuto vi ringrazio lo stesso perché l'avete visto. E niente, ciao a tutti, buon fine settimana e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.